Questo video è in collaborazione con Grande Inverno e Fantasia Store, dove se inserirete i codici riportati in descrizione potrete accedere alla vostra percentuale di sconto. E con i network Keyforge Italia e Crazy Killing Machine. Buona visione! Signori, bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. Quando si gioca una partita, di solito si impersona un arconte, entità eterea che si serve di un numero ristretto di seguaci, selezionati accuratamente tra 3 delle 10 casate attualmente presenti sul crogiolo per partire alla volta delle cripte, antichi luoghi dove è custodito il sapere ancestrale che muove le fila del pianeta. Ebbene, e se per una volta non si vestissero i panni di un forgiatore, ma di uno dei suoi servitori, pronti a combattere per il volere del proprio signore e vivendo fantastiche avventure in prima persona a spasso per il pianeta al centro dell'universo? In questo video vedremo come sarà possibile farlo grazie a Secret of the Crucible, il gioco di ruolo di Keyforge. Andiamo a dargli un'occhiata. Nota bene! Andremo a trattare soltanto la struttura del manuale e tutto ciò che è necessario per iniziare a divertirsi, senza parlare del come giocare, che verrà preso in esame in un prossimo video. Il manuale, che si presenta in copertina rigida, è suddiviso in una presentazione, 7 sezioni ben distinte e un indice, che guideranno il giocatore dal conoscere il mondo nel quale si muoverà, passando per realizzare il proprio personaggio fino a vivere la prima avventura sul crogiolo. Presentazione del gioco e dell'universo Keyforge. In questa sezione potrete trovare tutto quello che serve per creare un'ambientazione fantastica di tutto rispetto. Si andranno a descrivere infatti il crogiolo nel complesso, la vita che lo popola, come tutto ha avuto inizio, il mistero delle cripte e le avventure che si potranno vivere ed affrontare. La creazione del personaggio. Nel primo capitolo potrete scegliere quale servitore interpretare, iniziando costruendo il background, ovvero le esperienze passate, quello che avete vissuto e le vicissitudini che avete dovuto affrontare per arrivare dove siete al momento dell'inizio dell'avventura. In tal proposito, il libro Tales from the Crucible potrà esservi di aiuto, dato che uno qualsiasi dei 9 racconti che in esso sono stati scritti potranno fungere perfettamente come storia per il vostro personaggio. Selezionare la vostra specie, a scelta tra un assortimento di 13 varietà. E perché scegliere di appartenervi, visto che per ogni carattere ci sarà la voce dedicata per avvicinarsi il più possibile al tratto comportamentale di chi gioca. Avere la possibilità di creare una specie unica, seguendo i vari passaggi che lo stesso manuale vi fornirà. Scegliere una tra le 11 professioni disponibili per avere un ruolo fondamentale nella campagna e accedere a nuove capacità di base che si otterranno prima dell'avventura e o che si apprenderanno lungo il cammino per incrementare la propria forza. Organizzazioni. Meccanici o scienziati, soldati o saggi, spiriti o umani. La cosa che accomuna tutte queste categorie è la casa di appartenenza. Ogni fazione avrà un resoconto dettagliato delle dinamiche che la muovono, andando ad esplorare più nel dettaglio ogni singola casata. In questo capitolo avrete la possibilità di scegliere a quale delle 11 fazioni appartenere. Avete capito bene? 11 e non 10, come siamo abituati a pensare dopo l'annuncio di Ondata Oscura.
Infatti, in questa parte di manuale troverete due nuove casate che non sono mai state presentate nel gioco di mazzi unici al mondo. Gli ispirati. E i figli del vento, che abbiamo trattato in un precedente video. Non ci sarà traccia, invece, proprio degli abitanti abissali, che con Dark Tidings compariranno sul crogiolo. Potrete inoltre scegliere altre organizzazioni a disposizione, per allargare ancora di più l'esperienza di gioco, e dove si potranno eventualmente avere delle piccole anteprime sulle casate future che vedremo arrivare, chissà, prima o poi, con le nuove espansioni in programma. Equipaggiamenti e veicoli. Difendersi e spostarsi in questo immenso pianeta è fondamentale per qualsiasi avventuriero. Ma se non si avrà abbastanza ambra, non si potranno acquistare degli oggetti che per la compagnia potranno rappresentare una vera e propria risorsa. Tra gli equipaggiamenti si potranno trovare armi che avranno anch'esse tratti per adattarsi ad ogni occasione. Armature, utili per assorbire colpi durante una battaglia, annullare il proprio peso o proteggersi da inevitabili catastrofi. Gli oggetti, che potrete trovare girovagando tra le lande, che potranno tornare utili sia per supportare se stessi che i propri compagni di avventura. E i veicoli, che serviranno sia negli spostamenti che in battaglia, dato che potrete intraprendere un combattimento in sella al vostro destriero o pilotando un macchinario marziano. Ember. Questa è una sezione molto interessante perché va a descrivere l'Ember nel dettaglio. Grazie a questo capitolo, infatti, scoprirete quando è stata scoperta, i miti e le teorie che aleggiano attorno a questo materiale, gli utilizzi che se ne fanno, come poterne usufruire mentre si ruola, gli effetti che essa avrà su di voi se ne farete uso, attraverso una folta lista di abilità che vi permetteranno determinate azioni durante la partita e le interazioni che potrà avere la pietra gialla con i risultati dei dadi da gioco. Il crogiolo. Qui si avrà una panoramica molto più vasta dell'intero pianeta e non solo. Infatti, partendo da come ha preso forma, passando per la deriva dei continenti che ne hanno plasmato la superficie, fino alle stelle e i satelliti che gli orbitano attorno, questa parte di manuale farà luce su molti enigmi che diversi forgiatori si sono posti. Si riuscirà a scoprire, grazie a mappe specifiche e accuratamente disegnate, a geolocalizzare le varie case sulla superficie del pianeta al centro dell'universo, descrivendone anche le leggende locali. Si parlerà della città centrale, un'enorme metropoli che ha diversi distretti assegnati ad una casa o razza del posto, una specie di quartiere per intenderci. Si potrà conoscere l'area del crogiolo che prende il nome di paesaggio emozionale, dove i vari avventurieri potranno cadere vittime del suo influsso, che porterà a sbalzi di umore repentini che risulteranno distruttivi per l'intera compagnia. Addentrarsi nella città miniera del fondo bollente, dove un tempo sorgeva una fiorente e vivace città mineraria, oramai abbandonata a se stessa dopo un terribile incidente. Avventurarsi nelle paludi di Mechis, dove bisognerà fare i conti con i numerosi aspidi in agguato, pronti ad attaccare al minimo segnale di pericolo. Rifornire le scorte presso l'avamposto Neon, dove prestare attenzione per non cadere preda dell'ira marziana che lo regolano sarà prioritario. Trovare ospitalità e riposo a Quantum City, capitale della Federazione Stellare governata dal Capitano Valgerico. Fare tappa almeno una volta alla città spirale, punto di snodo per ogni avventuriero e luogo dove si concentrano il maggior numero di esseri sul pianeta. Lasciarsi affascinare dall'albero del mondo, circondato da una foresta che prende il nome di foresta. O abbandonarvi agli eventi ed espandere i vostri orizzonti recandovi in molte altre città che il crogiolo ha da offrire. Avversari.
Nessuna avventura è degna di nota se non si possono raccontare le proprie gesta in battaglia contro dei nemici che vi hanno ostacolato il cammino. In questo capitolo troverete alcuni dei servitori che di solito giocate durante le vostre partite a Keyforge, suddivisi per creature generiche, demoni provenienti direttamente dal profondo ed oscuro Dis, nomadi e viaggiatori che potrete incontrare lungo il cammino o nelle varie città o luoghi di interesse dove farete tappa, abitanti delle zone urbane che vi potranno essere di aiuto nei momenti del bisogno o rappresentare degli acerrimi nemici in preda a crisi xenofobe, esseri selvaggi che non dubiteranno un istante in più prima di riversare su di voi tutta la loro furia, e le leggende del crogiolo, ovvero personaggi così conosciuti e noti da rappresentare, sia nel bene che nel male, un punto di riferimento al quale ispirarsi. Con l'arrivo di Mutazione di Massa è stato pubblicato anche un supplemento a questa categoria, grazie al pacchetto Mutant Invasion, che vede nuove possibilità di rendere la vostra avventura ancora più densa di dettagli e colpi di scena. Questa espansione di 40 carte oversize, più le istruzioni per riuscire ad utilizzare ogni elemento in essa contenuto al meglio, vedrà la bellezza di 32 nuovi avversari pronti a scendere in campo per vivacizzare la vostra scorribanda sul crogiolo. Una specie nuova, il Proximan, di cui l'ufficiale scientifico Quinkan ne è il rappresentante, e tre ambientazioni che potranno essere utili a chi dirige per aggiungere un pizzico di pepe alle vicende di chi sta giocando. Le ultime tre carte le prenderemo in considerazione più avanti. Il Game Master. Questo capitolo è stato incentrato totalmente a supportare il GM, che potrà quindi decidere di rappresentare la vita sul crogiolo con le sue biodiversità, utilizzare lo stesso crogiolo per adattare qualsiasi elemento in esso presente alla propria campagna, far evolvere i personaggi non giocanti e o gli stessi avventurieri, aggiungere specie e forme di vita del tutto nuove sul pianeta, che volendo vi creeranno non pochi problemi o agevoleranno nel compito di portare a termine la campagna, creare nuove fazioni che occuperanno un loro posto nella vita di tutti i giorni sul crogiolo a proprio piacimento, e farvi incontrare degli arconti, che avranno una loro personalità, un loro aspetto e, perché no, vi chiederanno di unirvi a lui per riuscire ad aprire una cripta. E usufruire del costruttore di avventure del crogiolo che permetterà al master di creare delle avventure in modo veloce e semplice, utilizzando degli elementi fondamentali presenti in Keyforge e nel suo universo. Le ultime tre carte delle espansioni, Mutant Invasion, infatti, sono proprio avventure che si incastreranno perfettamente e potranno essere sviluppate con le istruzioni riportate in questo capitolo. Indice. Qui ci saranno tutte le voci importanti da tenere sempre sotto mano per affrontare un'avventura in modo semplice e spensierato. Una cosa, o meglio due, che caratterizzano Genesis, che rappresenta la base per poter giocare al gioco di ruolo di Keyforge, sono la necessità di avere anche il regolamento di base, senza il quale non si potrà iniziare un'avventura, e la presenza dei dadi da gioco, che sfruttano quello che si chiama sistema narrativo. Ne parleremo in modo più approfondito quando tratteremo il come giocare. Il costo di una confezione da 14 come questa però non è proprio economica, aggirandosi il più delle volte sulla ventina di euro. La domanda ora potrebbe essere: risulta troppo costoso, come faccio a procurarmene qualcuno? Ebbene, ci saranno 4 soluzioni che vi verranno in aiuto.
Le prime due vengono rappresentate dalla possibilità di installare sul vostro smartphone le applicazioni Genesis Dice, dove si avrà un'interfaccia basilare con la semplice selezione dei dadi che si desidererà tirare, ed un bottone a fondo schermo che, se premuto, darà il risultato del lancio. E o, per gli amanti del 3D, Dice Rolling for Genesis. Anche qui si potrà scegliere l'assortimento di dadi da voler tirare e attraverso il piccolo bottone in basso a sinistra o direttamente dando una piccola scossa al telefono avverrà il tiro. La terza soluzione vede la stampa su foglio adesivo delle facciate dei vari elementi da incollare su dadi tradizionali, così da poter avere una soluzione molto valida e fedele all'originale. Quarta soluzione sarà la possibilità di poterli costruire da voi attraverso un sistema di origami che sicuramente rappresenterà la possibilità più economica. Basterà munirsi di forbici, scotch e molta pazienza. Tre tipologie di dadi fisici diversi a vostra disposizione e due piattaforme digitali pronte per essere utilizzate. Quale sarà la vostra scelta? Per ognuna di esse vi lascerò i soliti link in descrizione, così da potervi orientare come meglio credete. Dopo aver selezionato la vostra alternativa, però, potreste non avere abbastanza tempo a disposizione per una sessione completa, che si sa è composta da più appuntamenti. Come fare allora ad iniziare e concludere un'avventura nell'arco di una serata? C'è una soluzione anche per questo. Maw of Abraxas è la prima mini avventura per il gioco di ruolo di Keyforge. In questo piccolo manuale si potrà trovare un resoconto sul cosa sia Genesis, un sommario delle regole, il sistema e lo svolgimento dei turni di combattimento. Infine, l'avventura già pronta avrà inizio. E i quattro avventurieri potranno impersonificare altrettanti personaggi precostruiti per poi partire per un viaggio che li porterà ad affrontare nuove minacce, stringere alleanze e visitare luoghi straordinari che solo il crogiolo potrà offrire. Maw of Abraxas è sicuramente un buon punto di partenza per sperimentare al meglio ogni singola meccanica di gioco a livello principiante. Con il tempo e vivendo sempre più avventure, questo piccolo manuale di gioco rappresenterà per voi soltanto un valido strumento per accrescere la vostra compagnia di reclute sempre fresche e pronte per partire all'avventura. Conclusioni. Il gioco di ruolo di Keyforge è un ottimo modo per uscire dai panni dell'arconte che si serve dei propri campioni e guardare le dinamiche che muovono il crogiolo da una prospettiva più immersiva, impersonando proprio quei servitori che tanto a lungo avete giocato durante le vostre partite. Unico neo per noi giocatori italiani è la presenza di questi manuali esclusivamente in lingua originale, che si potrà però tranquillamente aggirare se voi o il vostro master parlerete l'inglese in modo fluente. In più, dato il diverso numero di elementi aggiuntivi che si potranno implementare alle vostre avventure, l'esperienza di gioco che vivrete non potrà che essere straordinaria. Questo nuovo modo di approcciare il crogiolo mi ha catturato dal momento che è stato annunciato, e appena è stato possibile acquistarlo mi sono precipitato per assicurarmi la mia copia. Ci sono comunque dei siti dove è possibile acquistare questo stesso manuale in formato digitale, come ad esempio DriveThru RPG, dove potrete trovare anche altri interessanti articoli. In descrizione vi lascerò tutti i link necessari per poter generare nuove peripezie e vivere in prima persona le vicende che si svolgeranno sul pianeta al centro dell'universo. Preparatevi a partire per un nuovo viaggio, avventurieri. Il crogiolo e i suoi segreti vi stanno aspettando. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento. Prima di salutarci, vi invito ad iscrivervi ai canali che sono comparsi in sovrimpressione per seguire in maniera attiva ogni contenuto e per sostenere la community. In più, in descrizione troverete la wiki e la pagina di Keyforge Italia con tutte le carte aggiornate a mutazione di massa,
e se durante una partita vi verrà qualche dubbio sul come risolvere alcuni effetti, per ogni carta ci sarà una sezione dedicata dove troverete le risposte che cercate. Vi ringrazio per essere stati in mia compagnia, noi ci vediamo al prossimo video!